nell'associazione. Sta facendo tante attività, è sempre presente nella scuola. D'altra parte, la scuola è aperta al territorio, noi apriamo le porte un pochettino a tutti, ci sono stati tanti incontri, tutti quindi importanti e tutti contributivi. D'altra parte, noi come scuola abbiamo altri incontri adesso. Martedì ci sarà il comandante della stazione dei Carabinieri e parlerà di legalità. Poi abbiamo un incontro sull'alimentazione e sono invitati i genitori, soprattutto i genitori, perché sono i genitori che cucinano, i figli mangiano, però se i genitori non sanno cosa cucinare, quindi siete invitati pure i genitori sabato con mattina. Poi ci sarà un incontro con poeti dialettali calabresi, reciteranno le loro composizioni. Quindi è un'agenda anche abbastanza ricca. Stiamo un momento intenso questo qua della scuola, perché i ragazzi stanno facendo attività di recupero e di potenziamento, poi stiamo organizzando le uscite didattiche di un giorno e quelle anche lunghe in Campania, a Potenza, dove si confronterà con l'associazione, l'orchestra di strumento musicale con altre orchestre di tutta Italia, e poi un'uscita anche in Sicilia, una o due uscite stiamo preparando quindi per la Sicilia, quindi un'agenda abbastanza ricca. Però il momento fondamentale è che stiamo attivando delle attività di recupero, i ragazzi sono chiamati laddove ci sono delle carenze a partecipare a questa attività in modo di elevare i livelli quindi di preparazione. Su questi discorsi faccio qualche riflessione, se permettete, quindi va bene. No, io ho ascoltato all'inizio, è venuto il vescovo Morosini, che io chiamavo sempre pure a Bovalino quando ero con il presidente Bovalino, e lui ha detto sempre padre e mamma quel discorso, però si è soffermato su un altro punto che sottolineava con la dottoressa, che le scelte, il ragazzo a 13-14 anni non debbono fare delle scelte anacronistiche, le scelte si fanno nel momento opportuno, non c'è la maturità a 14 anni per fare quindi certe scelte. Quindi ogni tempo ha i suoi frutti, ogni stagione ha i propri frutti, quindi bisogna vivere, come dice l'alfiere nella sua vita, i momenti, le diverse fasi dell'esistenza, perché ogni fase offre la sua bellezza, le sue cose. Quindi non possiamo fare scelte che vanno ponderate, fatte in modo molto attento, quando si è più avanti negli anni, si è più maturi. A 13 anni, 14 anni non si possono fare altre scelte, bisogna vivere la propria fanciullezza, che è molto bella anche da vivere, senza fare scelte che poi purtroppo condizionano tutta l'esistenza umana. Poi naturalmente noi che siamo anziani andiamo a visitare Cicerone nel suo Desene Cadute e ci guardiamo la nostra vecchia, che è molto bella quando pure il Desene Cadute, perché ogni periodo riserva le proprie bellezze, le proprie cose. Però un altro appunto che io faccio ai genitori. Genitori, voi, ogni ragazzo ha una propria natura, c'è niente da fare, quindi perché certe volte i ragazzi debbono diventare quello che il genitore non è riuscito a fare. Avrebbe voluto fare il genitore, che ne so, l'avvocato, il medico, non è riuscito, mio figlio deve fare. No, ogni ragazzo ha una propria personalità, una propria intelligenza, una propria natura. Noi genitori dobbiamo accompagnare il ragazzo a far emergere la propria personalità. Questo è il ruolo del genitore, accompagnare il ragazzo. E noi come scuola naturalmente dobbiamo fare la nostra parte, perché la scuola deve aprirsi anche ai genitori, alle associazioni, all'ente locale, tutto quanto. Questa quadruplice alleanza ci permette di crescere, di dare un'offerta formativa quindi migliore a queste persone. Eppure noi docenti, noi possiamo crescere se lavoriamo insieme, quindi non dobbiamo andare chi prima e chi dopo, dobbiamo camminare di pari passo tutti quanti. Questo è il messaggio che io voglio trasmettere. Va bene, volete dire qualche altra cosa? Va bene, signora. Non c'è nessuna domanda, è possibile che tutti questi ragazzi non debbano fare nessuna domanda? Forza, dai, anche i genitori, vedo c'è qualche mamma. Non avete nessuna domanda da fare? Sul bullismo. Non l'hanno fatta. No, io vorrei chiedere a Giovanna, cioè... Tu mi pare che l'hai detto, comunque il segreto di essere un buon genitore, di un buon rapporto tra genitore e figlio, qual è in fondo? Ecco, questo è una cosa facile.
Come diceva il vostro dirigente, uno dei problemi delle famiglie di oggi è costituito dal tempo. I genitori crescono insieme ai figli, no? Però questa crescita qualche volta io la vedo come parallela, come se non si intersecassero. Siamo tutti molto impegnati anche a pensare la qualità delle cose che devono fare i nostri figli, la quantità e la qualità inteso, no, voglio che faccia il medico, l'ingegnere, eccetera, e non mi accorgo invece che non conosciamo abbastanza. Io non mi meraviglierei del papà che gli ha chiesto: ma mi parli di cioè chi è mio figlio? E io l'ho rilevato con i miei figli. Quando io andavo a scuola, siccome io e mio marito siamo due medici molto conosciuti, eccetera, io ho avuto sempre l'impressione che i professori fossero più preoccupati di dire bene dei miei figli, anche al di là delle loro vere produzioni, anziché di dirmi quello che dovevano dirmi, perché loro avevano i miei figli per molte più ore di quanto io 5 ore a casa non ci stavo con i miei figli, tra turni, notti, reperibilità, compagnia cantando, senza giudicare se è giusto o sbagliato che un genitore che lavora e lavora anche per i figli, ecco, non deve essere, io sono vittima di un discredito costante e continuo iniziato quando avevo 27 anni e ancora non è finito, mio marito ha un divai, che fai, non ci si mai, cioè. Allora, per rispondere alla i genitori dovrebbero essere accompagnati e anche istruiti nella conoscenza dei loro figli, che sembrerebbe una banalità, una cosa scontata, ma anche nelle loro propensioni, nelle loro caratteristiche. Siamo troppo impegnati ad educarli, diseducandoli. Perché la prima vera forma di educazione dovrebbe essere educarli a conoscersi e a saper anche riconoscere le proprie caratteristiche, e poi addirittura, non so, il compito dei docenti è quello di aiutare i ragazzi a trasformare le loro caratteristiche in cultura. Forse dico una cosa, non so, un po' avveniristica, però spesso facciamo delle cose che non entrano poi nella mente del perché i giovani non ci capiscono, perché hanno voglia di fare tutt'altro, no? Perché forse noi non li conosciamo, loro non si fanno tanto conoscere, vabbè, possiamo accusarli di tutto, però in realtà noi non facciamo poi tutto quello che è necessario, intanto perché non c'è un'alleanza scuola-famiglia. No, è che tutti pensiamo al ruolo della scuola e la scuola pensa al ruolo della famiglia. Non c'è un'alleanza, ci vuole un'alleanza scuola-famiglia. Perché la scuola ha per un tempo molto lungo l'essere giovane, il giovane ce l'ha per molto tempo la scuola, tutte le attività, poi c'è il prolungato, tutte le cose, anziché un genitore. Allora, se non c'è questa alleanza, corriamo su binari talmente diversi che finiamo col non accorgerci anche di cose gravi. Perché guardate, io mi sono guardata bene, io sono, come diceva Francesca, psichiatra, neuropsichiatra infantile, eccetera. Allora, io conosco molto bene i problemi della salute mentale degli esseri umani, piccoli e grandi. Vi devo dire che fino a poco tempo fa la malattia mentale nei bambini e negli adolescenti era negata. Non esisteva, era sempre colpa di qualcuno, colpa della mamma, colpa del professore, colpa della cosa. Allora, il rischio di ammalarsi è altissimo. Noi abbiamo parlato di violenza, ma non abbiamo parlato di disturbi che sono in aumento e che sono delle patologie, perché, come dire, l'ho fatto apposta, non volevo. A volte nascono, a volte la patologia nasce con la persona, a volte un cattivo comportamento educativo, eccetera, può trasformare
un momento di incertezza, di passaggio, delle vulnerabilità, possono diventare patologie. Lo so, allora c'è una negazione colpevole. C'è una negazione colpevole che si trasferisce poi sui giovani con un grave problema, perché qualunque disagio, comportamento, patologia attenzionato in epoca precoce può guarire, può cambiare. E quella, come si chiama quel fenomeno della farfalla che batte le ali da una parte e diventa, io non sono matematica, non c'è professore di matematica, c'è un fenomeno, come dire, ecco, un piccolo rimedio può cambiare il percorso della vita di una persona, ecco. Quelle patologie di cui parla sono i disturbi specifici di apprendimento, sono disgrafia, dislessia, discalculia. Come ha detto lei, noi come insegnanti facciamo una fase diagnostica, diciamo, no? Fatta la fase diagnostica, quando un insegnante solleva il problema, c'è un confronto con poi fra tutti gli insegnanti che compongono il consiglio di classe. Allora, io ho rilevato questo, fate attenzione pure voi, se c'è la convergenza, dopodiché noi passiamo all'altra fase, che è quello di informare il genitore, in modo molto molto delicato, per non urtare, come ha detto lei, la suscettibilità del genitore, perché il genitore di solito non accetta quando noi solleviamo qualche problema, però lo solleviamo per il bene, non per il male. E come ha detto la signora, questa fase diagnostica poi deve essere precoce e attenta, non può essere anacronistica, perché quando si arriva alle scuole superiori già è una fase in cui il disturbo diventa patologia e poi è difficile correggere. Se noi interveniamo invece nei tempi precoci, si interviene, si corregge, il ragazzo non soffrirà, perché sono disturbi, non sono patologie, disturbi specifici di apprendimento, va bene? E quindi sono tranquillamente curabili e il genitore non si deve preoccupare, perché è una fase sulla quale si può intervenire quindi tranquillamente. Va bene. Vabbè, io voglio ringraziare il ragazzi, un attimo. Voglio ringraziare il preside per l'ospitalità, Giovanna perché è stata qui con noi, ha fatto una relazione bellissima, è coinvolto. È riuscita in un'impresa, diciamo, teutonica di coinvolgere questi ragazzi scalmanati. Comunque, diciamo che siete stati bravi, che avete fatto delle domande pertinenti e vi ringraziamo per l'ospitalità. E il prossimo nostro... Grazie per l'applauso. Per questo veniamo sempre volentieri qua, perché ci sembra di essere a casa, perché c'è sempre tanto calore da parte dei ragazzi che hanno un'intelligenza vivacissima, ho detto prima, gli insegnanti che sono veramente delle donne, delle insegnanti speciali avete veramente, un preside in gamba, quindi niente, dico, il nostro prossimo appuntamento è con le vaccinazioni, parleremo di vaccinazione, un altro tema di grande attualità, sabato prossimo all'Hotel Serranò. Vi aspettiamo, anche le mamme che volessero venire. Allora, volevo, scusate un attimo, soprattutto per le insegnanti, il 7-8 aprile alla Regione ci sarà un convegno sulla ADHD promosso dall'Associazione delle Famiglie dei Bambini ADHD, saranno due giorni, un venerdì pomeriggio vi arriverà un'informazione anche dal provveditorato, perché c'è una, come dire, abbiamo chiesto che venga diffuso, sono il venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio, ed è un convegno promosso dall'Associazione delle Famiglie dei Bambini Iperattivi, e quindi saranno date tutta una serie di informazioni utili agli insegnanti soprattutto e alle famiglie. Grazie.